tua fiamma non ti brucerai, seguirai la mia luce nella notte, sentirai la mia forza nel cammino, io sono il tuo Dio, io sono il tuo Signore. Ciao ragazzi, siamo alla fine di questa settimana, domani è domenica e vorrei da un lato prima di tutto invitarvi, se avete la possibilità domani, di condividere insieme la messa su YouTube, la potete vedere insieme con la vostra famiglia. Dall'altra vorrei presentarvi il Vangelo di domani, è un Vangelo un po' particolare. Gesù sta per lasciare i suoi amici, la sua prima comunità, gli apostoli, e dice: guardate che io salgo al Padre, vado al Padre. E uno degli apostoli dice a Gesù: ma senti, ma tu adesso ci lasci, ma qual è la strada per arrivare al Padre? La strada per arrivare a Dio? E Gesù dice: la strada per arrivare al Padre sono io, se tu passi attraverso di me arrivi al Padre. E Tommaso, perché era uno di quegli apostoli che si poneva sempre delle domande, a un certo punto dice: ma facci vedere questo Padre. E Gesù risponde a Tommaso e dice: ma guarda, io sono stato tanto tempo con te e tu ancora non hai capito che chi vede me vede Dio. Ecco il messaggio che vorrei lasciarvi. Se io vi faccio la domanda e vi dico: ma tu come te lo pensi Dio? Ma te, Dio, nella tua testa com'è? Secondo te Dio come ragiona, come pensa, come si comporta? Io non so che risposta diate. La risposta che io vi do è: guardate che per noi Dio è Gesù. Noi capiamo come pensa, come ragiona, chi è il volto di Dio attraverso Gesù. Gesù ci ha rivelato il volto del Padre. Gesù è venuto sulla terra perché noi capiamo chi è Dio. Gesù è venuto sulla terra perché noi non ci sentiamo Dio lontano. Gesù con la sua vita, con tutte le cose che ha fatto, da quando è nato fino a quando è risorto e poi è salito al cielo, ha cercato di dirci: guarda che Dio è così, Dio è un padre, Dio ci vuole bene, Dio è amore. Ha cercato di dirci: guarda che questo Dio è dalla tua parte, tu arrivi da Dio e ritornerai a Dio. Ecco il messaggio di Gesù. Allora l'augurio che faccio a voi, che faccio a me, è che in questa settimana che sta iniziando, quando pensiamo a Dio ci venga subito in mente Gesù. E casomai, alla fine di ogni giornata, possiamo fare la nostra preghiera a Gesù. Provate a inventarvi una preghiera ogni sera, che nasca dal vostro cuore, una preghiera che presentate a Dio attraverso Gesù, dicendo casomai a Gesù: Gesù, io voglio essere un po' come te. Tu mi hai insegnato chi è Dio, ma mi hai detto anche con la tua vita come devo essere io. Dio ed io sono due parole che vanno insieme nella vita di Gesù, ma devono andare insieme anche nella nostra vita. Ragazzi, vi auguro una buona settimana. Salutatemi anche mamma e papà. Tenete buono, non vi scoraggiate, andiamo avanti. Ciao!